Adesso ha la parola Maria Rosaria Lomuzio, segretaria del Partito Pirata, che sui temi di tecnologia e quindi anche uso dei social, degli algoritmi e di questa della società dell'informatica ingarbugliata, come aveva detto Luigi Manconi in un'audizione con Marco Pannella, è familiare. A te la parola, Maria Rosaria. Grazie Matteo, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto Matteo, il Global Committee, il Partito Radicale per questo invito, un invito che ho molto apprezzato, che abbiamo molto apprezzato. Viviamo tempi non facili, semmai questo pianeta ne ha visti di più facili. Certamente però i nostri sono dei tempi che ci offrono una grande possibilità. Offrono agli esseri umani, all'umanità, la possibilità di raggiungere dei risultati prima inimmaginabili. E questo grazie a ciò che la tecnologia ci sta offrendo, ci sta dando in mano. Strumenti che, per esempio, ci consentono anche in una situazione come questa, di restrizioni dovute alla pandemia, di rarefazione di incontri, di socialità. Comunque di avere una vita di relazione, comunque anche di avere una vita pubblica, addirittura di fare politica. Questi strumenti tecnologici però sono appunto degli strumenti, quindi sono al servizio della nostra volontà. E la nostra volontà, la volontà di tutti noi come esseri umani, è spesso però debole, superficiale, fiaccata dalla stanchezza di agire, tentata dai facili abbandoni, dalla resa, con il risultato che invece di sfruttare questi meravigliosi strumenti che abbiamo nelle mani, finiamo per adattarci a loro, finiamo per subirli, per esserne schiacciati. L'uomo è tale ed è differente da tutti gli altri animali del pianeta perché in maniera sistematica, in maniera compiuta, trasforma il suo mondo. Ma per molte ragioni, di fronte alla tecnologia, soprattutto di fronte a questa tecnologia, la tecnologia degli ultimi decenni, viviamo spesso una condizione di soggezione. Proviamo questo sentimento di soggezione. Fa sì che nel mondo virtuale, quando interagiamo nel mondo virtuale, spesso anche inconsapevolmente accettiamo che saltino quelle garanzie che non permetteremmo mai che fossero toccate nella nostra vita reale. Spesso non abbiamo la contezza che la nostra vita, per così dire, online, non è meno reale di quella che si svolge nella realtà fisica. Siamo nel pieno della rivoluzione digitale, anzi, ormai siamo probabilmente ben oltre il picco del fenomeno e si fa gran parlare ormai da decenni, possiamo dire, dei diritti digitali, come se fossero qualcosa di diverso dai diritti per cui tutta l'umanità lotta da sempre. I diritti digitali sono diritti umani, diversamente non esisterebbero. Chi può razionalmente pensare che non sia un diritto umano il diritto all'oblio? O il diritto o la tutela dei propri dati personali, o ancora il diritto alla connessione. Noi del Partito Pirata parliamo di transizione dalla società dell'informazione, che è la società della propaganda, alla società della conoscenza. E quando parliamo di conoscenza tout court, nel senso che parliamo di conoscenza tutta, pubblica e privata. Rimettendo in discussione anche alcuni totem, per esempio il totem novecentesco del copyright, per la sua dimensione di sottrazione al bene pubblico del conoscere di ognuno, del far conoscere quando è mio di autore a tutti e non limitarlo solo a chi ha il censo giusto, gli strumenti adeguati, le possibilità, il potere di accedervi. Perché se la conoscenza è oro, ed è oro, l'accesso per censo alla conoscenza cristallizza la nostra società in una società di privilegiati. Ma noi crediamo anche nella conoscenza come diritto a far conoscere me stesso, come io, singolo, unico,
Diritto alla conoscenza è anche quindi il diritto alla mia immagine, alla mia riconoscibilità, alla pubblicità di me stesso come io voglio che sia e non come altri decidono che debba essere. E questo ci conduce alla più stretta attualità, la violenza dell'algoritmo che elabora, taglia, seziona, espone, nasconde e quindi decide. L'algoritmo, ogni algoritmo, quello di Facebook per esempio, sì, quello di Facebook, quello delle regioni rosse, arancioni e gialle della pandemia, sì, anche quello, l'algoritmo del cashback di Stato, anche quello, quello e tutti gli altri. Tutti gli innumerevoli algoritmi a cui abbiamo affidato le nostre esistenze modellano istante per istante la nostra vita. Sono diventati, noi siamo diventati l'elemento random di ognuno degli algoritmi che organizzano le nostre vite. Hanno inventato e sovrapposto procedure ad ogni aspetto della nostra esistenza e ci chiamano a farne parte nel ruolo della pallina del flipper. Gamification la chiamano. E a questa gamification, ludicizzazione in italiano, la parola esiste in italiano, visto che ancora una matrix lingua ce l'abbiamo, utilizziamola. A questa ludicizzazione noi stiamo rispondendo come vogliono che rispondiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a ragionare su quanto intimamente violento, quanto antipolitico è questo modello in cui la società stessa progetta l'interazione dei propri utenti, già che siamo utenti e non più cittadini, ci renderemo conto che quel regime che noi abbiamo sempre accreditato all'intermediazione politica, in realtà è qualcosa di molto più ampio, globale e forse assoluto. E vive nella società che si sta progressivamente allontanando dalla concretezza dell'azione umana, che sempre sta diventando solo una reazione a un qualche algoritmo. La battaglia però non è perduta. Possiamo reagire come persone, come politici, come comunità di azione. Possiamo sparigliare le carte, possiamo hackerare l'algoritmo, violare il sistema. Possiamo usare la nostra volontà e sapienza politica contro l'insipienza della fisica del flipper. E la tecnologia è nostra amica in questo. E questo è il senso per noi dell'essere pirati. Questo significa sollevare l'argomento della non violenza dentro questa nuova forma di totalitarismo, che non è più il totalitarismo dei fascismi, dei comunismi, è piuttosto un totalitarismo operativo, pratico, e proprio per questo incredibilmente più penetrante. Il punto è, vogliamo lasciare che i guru della Silicon Valley, quelli che si riempiono la bocca di buoni propositi e prosopopea ambientalista, politicamente corretta e tutta quella roba lì, decidano in maniera autonoma quali sono le regole che vigono nel mondo nuovo del digitale, con circa 30 anni di ritardo e solo grazie alla vicenda di Trump, forse in questi giorni più persone stanno prendendo consapevolezza di questa necessità. Noi tutti che siamo sempre stati pazzi di libertà, non possiamo continuare a permettere che i cosiddetti standard di comunità, quelli che Facebook o Twitter si fanno a proprio uso e consumo, diventano delle fonti di diritto. In questo immenso nuovo mondo, questo che il professor Floridi chiama l'infosfera, i diritti che vengono lesi all'interno dell'infosfera sono diritti umani. Anche questa è una forma di violenza, violenza contro la conoscenza, contro il nostro diritto di conoscere e farci conoscere per quello che siamo. Nella più famosa canzone dedicata a Martin Luther King, la bellissima Pride in the Name of Love dei U2, c'è un verso che recita: They took your life, they could not take your pride. L'orgoglio. Certo, l'orgoglio insieme all'amore anima lo spirito di tutti gli esseri umani che dedicano le loro vite all'affermazione dei diritti, spesso faticosamente, a volte fino al sacrificio finale. Ma questo orgoglio sano, puro, contento di sé,
È un leggero mantello che non ripara dal male, dagli attacchi, dalle difficoltà, dalle sconfitte, ma ci rende riconoscibili e soprattutto resta per sempre sulle spalle di chi lo indossa, fino alla fine. Per questo noi oggi siamo qui. Ho finito. Grazie Maria Rosaria Lomuzio, la segretaria del Partito Pirata, che ha deciso di sostenere questa battaglia che è nelle loro corde, naturalmente, con gli intrecci molteplici con le nuove tecnologie. Ed è per questo anche che sei stata prontamente invitata da questa coalizione di matti che sperano di, passando, di coalizzarsi a loro volta con un'istituzione europea per forse piratezzare un po' anche lei in qualche modo e far sì che si sia tutti più agevolati nel navigare in acque più tranquille. Allora, io a questo punto darei la parola a tre persone che saranno in video e poi concludiamo con il.